Aldo, sempre curioso di studiare la storia dell'arte, la storia del passato. Ecco l'insegna che ho davanti a me. Fine della città di Varese. Incomincia una frazione chiamata Velate. Qua sono ai piedi del Sacro Monte. Ho ascoltato il mio amico che ho conosciuto da parecchio tempo, il quale mi segue nei miei YouTube. Mi ha detto di andare a visitare Sacro Monte. Infatti da Varese con la Corriera Comoda ci sono arrivato praticamente alla prima cappella, dove inizia poi le cappelle successive che conducono al santuario. Devo dire che qui mi ha colpito soprattutto questa pensilina prima di arrivare al Sacro Monte. Ma perché? Perché è qualcosa in me che è stato di interessante. Infatti ho studiato, guardandola bene, che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento il Varesotto visse un particolare periodo di sviluppo economico, diventando meta di campagna soprattutto per i milanesi, per la ricca borghesia soprattutto di Milano, e che soggiornava proprio alle pendici, si può dire, del Sacro Monte, del Campo dei Fiori. Divenne inoltre allora una meta turistica per i privilegiati, per i signori, anche i visitatori, devo dire, inglesi. Io personalmente mi sono soffermato a guardare bene questa pensilina e mi sono chiesto il perché dell'esistenza di questa pensilina fatta così bene. E infatti qua, a tempo passato, passava proprio il tram di Varese, passava proprio di qua. E l'esercizio della tramvia venne chiuso adesso studiando in biblioteca le cose, il 31 agosto 1953, l'anno prima che io nascessi. E da allora è rimasta questa bellissima pensilina, che è stata abbandonata, però è in perfetto stato. Poi, finché avvenne la delegazione del FAI di Varese, del Centro Culturale di Velate, che adesso vado a vedere il paese sottostante, si sono attivati per farla rientrare una cosa nazionale chiamata i Luoghi del Cuore, promosso dalla FAI. Ecco qua la pensilina del tram. Può continuare così ad essere una piccola ma preziosa testimonianza di un'epoca significativa. Mi volgo all'interno e guardo una volta come erano ben fatte, ben tenute, materiale ben valido, altre le pensiline che fanno adesso nelle città metropolitane, dove un colpo di vento le fa volare. Poi il tempo qua si deduce dal lavoro faticoso delle persone che hanno avuto anni e anni di lavoro per fare queste pensiline, ma al giorno d'oggi tutto fugge, tutto se ne va, non si accorgono del lavoro del passato, come guardare quella bellissima ringhiera, si può dire, di questa villa, e guardare il luogo dove io mi trovo tuttora. Veramente è stato qua un luogo signorile, però al giorno d'oggi i giovani di queste cose non interessa. Io che studio in continuazione ogni giorno ed esploro case abbandonate, mi piace studiare tutte queste cose qua. Secondo loro io sono ignorante, ma per me io non guardo gli altri, non ascolto ciò che dicono gli altri, guardo la mia persona, cosa può emozionare in me. Ecco, Varese incomincia la località Velate, dove io sto andando, e sono i piedi di Campo dei Fiori. Aldo.